Sono emerse alcune questioni relative a, diciamo, sì, questo protocollo fra le ASL, questo documento che, diciamo, sì, è propedeutico all'integrazione di alcuni servizi fra l'ospedale Serristori e l'ospedale della Gruccia, e che in qualche modo dovevano essere meglio compresi, spiegati e digeriti dalle istituzioni presenti. Io credo ci siano giuste preoccupazioni da parte di tutti relativamente a quelli che saranno poi le funzioni che ognuno dei due presidi ospedalieri debba svolgere per dare delle risposte ai cittadini del Valdarno, e che in qualche modo vanno verificate bene da parte di ciascuno di noi. Ognuno per quello che rappresenta nel proprio territorio l'ospedale di riferimento. Il lavoro è stato fatto, è un lavoro che risponde ad alcune esigenze, soprattutto legate alle questioni relative al pronto soccorso e all'emergenza-urgenza, perché fino ad oggi, diciamo sì, esiste il paradosso che se c'è un intervento del 118 fatto nell'area del Valderno Fiorentino, per particolari patologie che non possono essere, diciamo così, curate all'ospedale Serristori, l'ambulanza deve recarsi a Pontannicchia invece di venire a Santa Maria alla Gruccia. Quell'accordo prevede invece questa possibilità, prevede una nuova organizzazione del 118 nell'area fiorentina, e prevede una serie di trasferimenti di interventi chirurgici sull'ospedale Serristori, soprattutto nell'area programmata. Però, se da parte dei sindaci del Valderno Fiorentino ci sono state sollevate delle perplessità, anche da parte nostra ci sono delle preoccupazioni, cioè che per esempio si risponda comunque nella maniera adeguata a una crescita di casistiche per il pronto soccorso della Gruccia, non solo in termini di spazio, ma anche in termini di personale.